Questo programma è offerto da Buonasera Daniele e Emanuele, benvenuti alla 23ª puntata in stagione di Sport Hub. Questa sera abbiamo qui tra i nostri ospiti l'ultimo acquisto in casa biancorossa e tra poco vi faremo vedere il nostro Stefano Capelupo, ma iniziamo a ricordare anche i numeri per interagire con noi. Si interagisce attraverso via SMS con la messaggistica tradizionale e tramite WhatsApp al 333 60 94 299 e poi anche su Facebook attraverso la nostra pagina ufficiale Sport Hub Rimini. Ringraziamo e salutiamo come sempre anche Matteo Zampini. Alla mia sinistra troviamo con piacere l'opinionista biancorosso Emanuele Pironi. Buonasera a tutti. Poco più là ci è venuto a ritrovare a distanza di 2 mesi il nostro opinionista, giornalista Mirko Mariotti. Buonasera a tutti. È ritornato nei nostri studi anche lui, insieme a Mirko Mariotti, il giornalista opinionista Alessandro Mazzocchi. Buonasera. Ciao Alessandro. E poi, l'abbiamo detto, lo salutiamo, debutto assoluto nei nostri schermi televisivi, ma anche per quanto riguarda la zona di Rimini appena approdato, il centrocampista Stefano Capelupo. Buonasera a tutti. Ciao Stefano e grazie. Infine lo ritroviamo, la mosca nera di questo programma, è lui, il nostro Renzo Baldisserri. Buonasera a tutti. E tra poco andremo a chiederti se ieri ti sei divertito o meno, però prima andiamo a vedere risultati e classifiche dopo il 24esimo turno di Serie D, girone D, che ha visto per l'appunto i Rimini pareggiare sul difficile campo del Forlì. Questi risultati: San Maurese, Aquila Montevarchi 2-0, Villa Biagio Correggese 1-3, Sasso Marconi Fiorenzuola 1-0, Tutto Cuoio Imolese 0-1, Colligiana Mezzolara 0-0, Castelvetro Pianese 3-3, Forlì Rimini 1-1, Lentigione Romagna Centro 1-1, Vigor Carpaneto Sporting Trestina 3-4, San Giovannese San Sepolcro 2-0. Andiamo a vedere la classifica dopo l'ultimo turno, una classifica che vede il Rimini allungare sulle dirette concorrenti. Al primo posto per l'appunto Rimini a quota 52, segue il Fiorenzuola a 45, Imolese, Villa Biagio a quota 43, Forlì 42, San Giovannese 39, Lentigione 38, Romagna Centro, Aquila Montevarchi 35, San Maurese 34, Vigor Carpaneto Pianese 29, Sasso Marconi 27, Sporting Trestina e Tutto Cuoio 26, Castelvetro 24, Correggese San Sepolcro 22, Colligiana 21, Mezzolara 20 punti. Ebbene, rientriamo in studio. Prima di iniziare è stata una giornata particolare, ricca di gol, ben 27 Mirko messi a segno, ma soprattutto delle gare spettacolari come quella tra Castelvetro Pianese 3-3, ma anche l'importante successo esterno dello Sporting Trestina sul campo del Carpaneto per 4-3. È stata anche una partita rocambolesca perché il Carpaneto vinceva 3-1, poi al 90esimo l'ha portata a casa, ma sono state anche tante altre partite molto interessanti, tanti gol, tanti risultati clamorosi come anche quello della Correggese sul campo del Villa Biagio, quello del Sasso Marconi contro il Fiorenzuola che hanno aiutato, diciamo, in questa fuga a Rimini che ha raccolto un grandissimo pareggio, però diciamo che insomma un Rimini che riesce a sfruttare anche facendo anche un punticino, a guadagnare anche sulle avversarie, quindi insomma tanto di cappello. E dunque ci allacciamo col tuo discorso per andare a vedere il primo servizio della puntata, i gol del girone. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. In botta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Beh,
24esima giornata di Serie D, girone D, record di gol di stagione, ben 27 le marcature avvenute, frutto di 3 vittorie interne, 2 vittorie esterne e 4 pareggi, di cui uno solo a reti bianche, 3 rigori concessi, termine parità, il big match tra Follia e Rimini con i biancorossi che allungano solo i diretti rivali in virtù della sconfitta del Fiorenzuola sul campo del Sasso Marconi per 1-0 a decidere il match nella rete di Sanzo e della clamorosa sconfitta interna del Villabiaggio per 3-1 contro la Correggese, mentre Limolese di misura all'89esimo batte in esterna il tutto cuoio ringraziando Gustavo Ferritti. Spettacolare pari tra Castelvetro e Pianese, gara terminata per 3-3, mentre finisce a reti bianche la sfida salvezza tra Coligiana e Mezzolara. Iniziamo a vedere le immagini del nostro possesso. A Lentigione il Romagna Centro conquista un buon pari, il solito Ferrari di astuzia e di giustizia, forse anche fallosamente, porta in vantaggio i padroni di casa che si fanno raggiungere a 15 dalla fine, quando da corner il Romagna Centro colpisce sotto misura con la zappata vincente di Brunetti. Di giustizia, con il risultato all'inglese, la Samorese regola l'ostacolo Montevarchi, ennesimo rigore di stagione assegnato ai giallorossi, col quale sbloccano il match grazie a Scarponi. 10 minuti più tardi, Jogan aggiusta la direzione del pallone che sbatte prima sul palo per poi depositarlo in fondo alla rete. Vittoria all'inglese anche per la San Giovannese nel derby con il San Sepolcro, Lunghi da dentro l'area di rigore fa 1-0. Raddoppio che arriva dagli 11 metri, firmato da Julic. Impresa dalla Correggese, in esterna, sul campo del Villabiaggio, ospiti avanti con Esposito già al terzo minuto con un perfetto colpo di testa, pareggio di rigore per il Villabiaggio, manca a dirlo, ad opera di Matteo Luigi Brunori. Correggese che infila prime 2-1 con Sereni, bravo a girarsi velocemente in area avversaria, e poi lo stesso Sereni, 2 minuti più tardi, sfrutta una ribattuta corta del portiere di casa per il 3-1 definitivo. Vittoria spettacolare di rimonta dello Sporting Trestina, gli Umbri vanno sotto per via di Mastro Tortaro, tuttavia non si demoralizzano pervenendo al pareggio con Bellante, traiettoria alla sua sporcata dalla difesa locale. Carpanietto che trova il gol del sorpasso da calcio piazzato ad opera di Tinterni con leggera deviazione e poi Rantiere con lo scavetto firma i 3-1. A questo punto i padroni di casa pensano di avere la partita in tasca, invece fanno i conti col bellissimo stacco di testa di Ridolfi per i 2-3, prima di agguantarla con Villanova, grandestro il suo, indirizzato nell'angolino. Nel finale in contropiede il gol del sorpasso a cura di Bellante. In vetrina premiamo Correggese Sporting Trestina col premio di squadra, 2 imprese in esterna su 2 difficili campi, mentre dietro la lavagna mettiamo col sorriso Ferrari dopo il gol della scorsa settimana da figurina Pannini con la Colligiana, quello con Romagna Centro ci pare poca cosa. Fece un gran gol la scorsa settimana, la ricorderanno anche i nostri appassionati. Alessandro, tanti gol eseguiti in questa giornata, come direbbe Baldissari, le difese sono andate un po' a sbando. Sì, abbiamo visto qualche incertezza difensiva sia di reparto sia di portiere, ma insomma tant'è, può capitare, questa è anche la motivazione per cui ci sono stati tanti gol. Peraltro volevo anche fare i complimenti alla maglia del buon Capellupo, esatto, che è veramente molto molto bella, quindi insomma mi hanno consigliato, anzi hanno consigliato Capellupo di consigliare a Rimini come terza maglia, però sì, non credo che saranno... Stefano, puoi rispondere? Non saranno contentissimi perché costa parecchio. Bravo Stefano, puoi rispondere e anche menarlo in diretta, no, no, ti do l'autorizzazione. Molto bella, no, comunque a chiudere comunque quello che stavo dicendo è... Non hai chiuso già, no. No, a chiudere quello che ha detto prima Mirko, sì, prossimo avversario del Rimini, Sasso Marconi, attenzione, perché ha ottenuto una vittoria importantissima. Vabbè, tocchiamo ferro e dopo sentiremo anche il nostro Emanuele. Stefano, hai iniziato a prendere un po' confidenza con questo campionato, mi verrebbe da dire di sì dopo la prestazione di ieri, però lo conoscevi già, ti sei fatto già un'idea? Sì, io l'ho fatto 2 anni fa con il Forlì, che era già un campionato difficile perché c'era Parma, c'era Delta Porto Tolle, c'erano parecchie squadre. Ho ritrovato un campionato comunque molto difficile perché anche se siamo a 7 punti, però ha ripreso piede di Molese, adesso riguardo la classifica, non mi ricordo benissimo, comunque è un campionato tosto. Ti presenti un attimo i tifosi, le tue caratteristiche, che tipo di centrocampista sei, dove ami di più giocare, dove predilige di più giocare? Allora, io sono un centrocampista che ha giocato quasi tutti i ruoli al centrocampo, sia a 2 che a 3. A 3 preferisco davanti alla difesa. Come caratteristiche mi piace giocare la palla e credo di essere finito nella squadra giusta perché mi sono trovato subito bene. Ti sei trovato subito bene, quindi intendi subito che hai trovato uno spogliatoio molto unito e questo ti ha un po' sorpreso? Sì, no, a parte unito conoscevo già alcuni ragazzi tipo Marco Vesi, Claudio Cola, che ci ho giocato insieme nel Forlì Calcio. Esatto. Quindi è stata anche mi hanno aiutato a inserirmi in uno spogliatoio, anche se tutti gli altri ragazzi sono stati gentilissimi, quindi sono contentissimo della scelta che ho fatto. Rilassando con la tua carriera, qui rimanendo in Emilia Romagna, sei stato a Forlì, Giacomense, SPAL e per l'appunto Forlì e adesso a Prodi a Rimini, giusto? Le sì. Tutte e 5 le ho dette? Sì, sì, in Emilia perfetto. Romagna sì. Cresci calcisticamente nel Torino? Nel Torino, tutto il settore giovanile l'ho fatto nel Torino fino alla primavera e poi sono andato in C2 a Legnano.
Qui vicino a me c'è Emanuele che ieri era in curva e ha ascoltato quanto me alcuni complimenti che sono arrivati anche dai tifosi del Forlì, che dicevano: avete fatto un grandissimo acquisto, perché noi abbiamo assaggiato le sue qualità qui a Forlì. Questo penso che sia il complimento migliore che possa ricevere un giocatore, dato che ieri purtroppo Francesco Scotti invece è stato abbastanza bersagliato. Io non me lo ricordo, non l'ho sentito questo complimento, ho sentito altri tipi di complimenti. Va bene, allora mia madre non è stata troppo contenta, infatti. Anche io in curva. Volevo evitare. Complimenti ne sono volati ben pochi. Però complimenti pochissimi, però vabbè, fa parte del calcio. Sono stato 2 anni a Forlì, quindi ho fatto anche il capitano l'anno scorso, quindi fa parte del gioco del pallone. Però no, sicuramente io ho conosciuto anche la parte sana del tifo forlivese e mi hanno fatto i complimenti, mi hanno accolto anche molto bene quando sono uscito fuori dal campo, quindi assolutamente. L'ultima cosa ti ha convinto ad accettare subito Rimini e scendere di categoria? Allora, io potevo rimanere in Serie C con andare in qualche scambio, però ho pensato che per me fosse meglio andare in una società dove mi voleva, e quindi per Rimini non ho fatto una questione di categoria. Quindi hai sentito fortemente che la società ti voleva e quindi tu hai visto questo e hai deciso di... Sì, hanno detto che volevano un certo tipo di giocatore ho visto che magari le mie caratteristiche potevano coincidere, quindi ho preso questa decisione. Marzocchi in questo momento, che il signore vicino a te, direbbe: grandissimo centrocampista tranne la maglia, che non gli piace proprio. Ci passiamo sopra. Giocatore utile per il Rimini. Adesso preparati, perché col signore alla tua sinistra, il diavolo nero, che tra poco lo sentiremo, perché adesso ti faccio rivedere le immagini della partita di ieri, perché andiamo a vedere proprio il servizio tra Forlì e Rimini, poi voglio sentire Renzo e per l'appunto anche Emanuele, che era con noi ieri allo stadio. Il servizio. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità, pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Rimini ospita De Folli questo turno di campionato che vede i padroni di casa rilanciati in classifica, mentre gli ospiti al comando della graduatoria. Folli, che dopo il pari ottenuto all'andata cerca di compiere lo sgambito alla capolista, che si presenta a Morgani, orfana di Traini e Ambrosini, mentre ne ho acquisto Capelupo, siede in panchina. Piede calcio d'inizio, un minuto di raccoglimento per il ragazzo scomparso di soli 15 anni, Federico Perugini, appartenente alle giovani De Folli, da segnalare i soliti idioti, perché solo così possiamo definire tali personaggi, che nel minuto di raccoglimento hanno pensato bene di non commemorare il compianto ragazzo, insulti tra le due tifoserie e tafferulli iniziali nel settore posto di fronte alla nostra postazione. Della serie infischiamocene via derby delle meraviglie sotto tutti i punti di vista. Per Scotti non certamente una partita facile, oggetto di vari insulti provenienti dalla tribuna da parte della sua ex tifoseria. Al quinto, Viti in corsa appoggia per il coreanese Arlotti, che alza la mira, azione che parte dopo che precedentemente Scotti anticipava di pugni in uscita dall'altra parte l'attaccante Ferri. Al dodicesimo, Bolini, su suggerimento di Ferri Marini, colpisce malamente il pallone spedendolo al lato, mentre 60 secondi più tardi i Rimini si proietta nuovamente in avanti con un tiro cross di Montanari, su quale Bonaventura manca l'appuntamento con il gol di un soffio. Al 18esimo, dalla conseguente punizione scaturita per opera di Brighi, Ferri Marini sfiora il bersaglio sulla traiettoria apparente la deviazione di Scotti, ma l'arbitro fa segno di ripartire con la rimessa da fondo campo. Un giro di lancette e sul versante opposto risulta tempestivo all'uscita di Bianchini a neutralizzare sotto misura Bonaventura, onde evitare il peggio. Meno pericolosa l'azione del protagonista della domenica prima, con Viti che da posizione defilata tenta il destro a giro, sfera abbondantemente al lato. Al 32esimo il Forlì cerca di colpire in contropiede, Speziale aggancia la sfera, appoggia l'indito per il tiro di prima intenzione di Rappai, che sfera il palo alla sinistra di Scotti. Al 37esimo bella azione dei padroni di casa con l'indemoniato Ferri Marini, che serve a Rappai, tiro respinto sulla ribattuta l'attaccante, spara alle stelle. Al 40esimo sempre lui, Ferri Marini, dal limite dell'area di rigore lascia partire un destro, respinto da Scotti questa volta di pugno. Ma proprio al 43esimo Ferri Marini, sotto misura di testa, non tradisce l'appuntamento con il gol su perfetto assist dell'ex Sant'Arcangelo Baldinini. L'attaccante buca la retroguardia ospite, premiando gli sforzi di una forte pressione avvenuta nei primi 45 minuti di gioco. Con il risultato di 1-0, le squadre vanno a riposo.
Nella ripresa, Guilherme cerca l'effetto sorpresa con un colpo di testa che finisce abbondantemente al lato. Poco dopo arriva la conclusione alle stelle ad opera di Pasquini, che aveva avuto un buon impatto iniziale ma poi pian piano si è perso. Al quindicesimo c'è il solito di maglia biancorossa per Capellupo, che prende il posto di Montanari. Prima di mettersi in mostra assistiamo al tiro nuovamente alle stelle, questa volta ad opera di Viti. Al 17esimo arriva il gol del Rimini, secondo pallone toccato da Capellupo, assist per Bonaventura che si invola verso l'area di rigore battendo l'incolpevole Bianchini. Per Capellupo un esordio da protagonista con l'assist filtrante proprio per l'attaccante biancorosso. Al 18esimo ancora un'altra palla malamente persa da Forlì, azione fotocopia del gol del pareggio, ma Bonaventura manda questa volta alto. 21esimo insiste Rimini, punizione di Ciccarevic, colpo di testa di Bonaventura che sbatte sul palo alla sinistra di Bianchini. Da gol di Capellupo arriva il colpo di testa dell'ex Cola, fuori di un nulla. Bonaventura questa volta serve a Lotti, che dal limite dell'area di rigore alza la mira. È la volta di Ferri Marini, che dall'altra parte, a posizione defilata, mette a lato. Finale di marca locale con un'azione manovrata che porta alla conclusione Graziani con il pallone che termina alto. Il Rimini, nonostante il pareggio, allunga sulle dirette di Vali e tiene a debita distanza proprio i galletti del Forlì. Prima di entrare nel commento tecnico della partita, l'avete vista ricchissima di azioni da gol da una parte e dall'altra, i Rimini molto meglio nella ripresa a mio giudizio. Abbiamo voluto iniziare questo servizio commentando appunto il minuto di raccoglimento, dove tra l'altro un ragazzo scomparso proprio delle giovanili del Forlì non è stato commemorato a dovere proprio dagli stessi supporters del Forlì posti di fronte alla nostra postazione, cosa che non è avvenuta ovviamente in tribuna centrale. Noi eravamo in mezzo alla gente di Forlì, per l'appunto dalla nostra parte, che ci ha accolto bene e che ha commemorato il ragazzo nel minuto di recupero. Quell'ultrasse lì possiamo definirli tranquillamente, con i termini usati nel servizio, dei veri idioti. Tu ieri eri presente lì, sì, alla partita, Emanuele, Steph e Renzo, ti pregherei di andare proprio in primo piano su Emanuele. Non è stata una bella cosa né da sentire, no, né da vedersi. Non è stata una bella cosa da sentire in quel minuto di silenzio, non è stato bellissimo neanche il prologo, no? In cui ci sono stati dei momenti in cui sembrava si potesse esagerare già sin dall'inizio. Però diciamo che sono rimasto colpito, non piacevolmente, però comunque colpito dall'attesa che si era creata e da quello che è diventata la tifoseria forlivese. Io ero stato là non molti anni fa e dall'altra parte non c'era nessuno. Quindi diciamo che in qualche anno comunque si è creato un ambiente che, come in tutte le cose, nel momento in cui nasce e cresce va anche un pochino probabilmente disciplinato, no? Noi abbiamo trovato uno stadio da un certo punto di vista inospitale anche proprio nelle scritte che avevano lasciato, perché hanno scritto delle cose appositamente perché arrivavamo noi, e questa cosa da un lato può anche fare piacere, perché vuol dire che ti hanno riconosciuto un blasone che evidentemente non si riconoscono. Però adesso, al di là di queste valutazioni che lasciano il tempo che trovano, il minuto di silenzio andava lasciato intonso. Cioè, il minuto, esatto, di silenzio doveva essere un minuto di silenzio. Era un ragazzo, era una tragedia che andava rispettata, e qualunque altra forma di valutazione è errata. In quel minuto lì non doveva volare una mosca. Chiunque ha parlato in quel minuto lì, un pochino oggi si dovrebbe vergognare, ecco. Sia riminese, che sia forlivese, chiunque abbia parlato, quello era un minuto che andava rispettato e andava portato a termine in una maniera completamente diversa. Ti è piaciuto il Rimini ieri? Torniamo a parlare adesso di quello che è successo nel rettangolo di gioco. Ti è piaciuto? Ti ha convinto? Rimini del secondo tempo ci ha mandato via con un sorriso a 94 denti, veramente. Cioè, poi l'ingresso anche suo è stato... è stato un secondo tempo che ci ha veramente fatto tirare un grosso sospiro di sollievo. Secondo me è stato un piccolo messaggio al campionato, no? Fosse entrato il palo, non dico che non l'avevi chiuso, perché è troppo presto, non si può parlare di chiudere campionati a questo punto qua, però fosse entrato quel palo, andare a vincere una partita in rimonta sul campo della squadra che in quel momento è quella più titolata a darti fastidio, avresti veramente fatto un'impresa. Io ho subito scritto mezza vittoria, non ho parlato di un pareggio, per noi ieri è stata una mezza vittoria. Sì, mi trovo d'accordo. Il primo tempo non è stato eccezionale, nel primo tempo abbiamo avuto dei problemi, loro sono stati pericolosi
negli ultimi 10 minuti giocando bene, e infatti sono andati in vantaggio. Prima, secondo me, giocavamo un pelo meglio noi, però perdevamo qualche pallone di troppo, soprattutto nella nostra difesa, quindi sono stati pericolosi più per concessione nostra che per quello che avevano creato. Negli ultimi 10 minuti oggettivamente erano saliti di tono, sono andati in vantaggio anche meritatamente a quel punto. Però dopo un secondo tempo come quello abbiamo accarezzato l'idea di vincere, non abbiamo vinto, ma siamo veramente molto contenti comunque. Ok, Stefano, ritornami sulle immagini, perché adesso c'è il gol tanto contestato dal nostro Renzo Baldisseri, perché oggi a telecamere spente, prima di iniziare questa puntata, mi diceva per l'appunto che lui ieri sera parlava con altri suoi ex collaboratori, arbitri, di questo gol irregolare del Forlì. Dopo questa azione appunto c'è il gol. Qui c'è il cross di Baldinini, tra l'altro nativo di Nuova Feltria. Eccolo qui, colpo di testa di Ferri Marini. Al rallentatore, grazie anche alle immagini fornite da Eugenio Angeli, torna un attimo indietro, bravissimo Stefano. Al rallentatore riusciamo a vedere anche le immagini appunto curate dal nostro Eugenio Angeli e a capire meglio la valutazione che dà proprio Renzo. Va benissimo Stefano, non ti preoccupare, si vedono un po' di quadrettini, ma non ti preoccupare. Arriva il traversone, molto bravo. Tac, fermati qui Stefano. Renzo. Io ho fatto l'arbitro per 30 anni, probabilmente questo è un gol di non dare, questo è nettamente fuori gioco, probabilmente la colpa è dell'assistente numero 2, che probabilmente in quel caso non era in linea, già se era dietro di mezzo metro, probabilmente il fuori gioco, però i dubbi ci sono molti, per me era un presunto fuori gioco, guardiamo, già lui è oltre la difesa, guardiamolo. Non è assolutamente no, fuori non gioco è oltre. Questo. Quando passa la palla indietro si vede. Rimani fermo qui, ottima. Guardi. Ottima questa immagine, Stefano. Rimani fermo qui. Ti vedi? Lui di tre e quello forse più avanti, con mezzo busto. Adesso guardiamo. Però gli assistenti bravi, probabilmente il dubbio c'è. Probabilmente Mirko, l'assistente non era in linea. Non è fuori gioco, proprio nella maniera più assoluta. Io ho forti dubbi, però. È dietro addirittura quasi di due uomini, l'altro forse c'è la linea, ma c'è un difensore, quello più spostato sulla destra, che lo tiene assolutamente. I dubbi ci sono. Noi allo stadio abbiamo chiesto il fuorigioco perché ci stava poi noi eravamo dall'altra parte, i dubbi per me ci sono. Probabilmente anche l'assistente in quel caso, io parlo dell'assistente numero 2, perché il numero uno è quello che ha le panchine, quello era di là, il numero due probabilmente non era in perfetta direzione. Alessandro è fuori gioco? Guardi, è il mio busto è avanti, perché... Ecco. Voglio il parere di tutti, Alessandro è fuori gioco? Sinceramente non lo so, cioè, sicuramente i dubbi ci sono, come dice Renzo, magari anche dallo stadio... Tu sei il direttore di gara, devi decidere sì o no, fuori gioco sì o no. Se fossi stato il guardaline non avrei alzato la bandierina. Stefano, da protagonista in campo lo puoi dire? Io guardo il dischetto del rigore, guardando il dischetto del rigore, secondo me è indietro di mezzo metro. Ah, quindi gol regolare? Sì. Ok, allora adesso facciamo una cosa, che voglio far parlare anche poi Stefano, Renzo e tutti gli altri ospiti della partita di ieri. Stefano, andiamo a vedere le valutazioni date a fine partita attraverso la nostra pagella e poi rientriamo subito in studio. Grazie, filmato. Le pagelle di Forlì Rimini. Iniziamo da Scotti, 6,5. Sempre attento, al 40esimo respinge il tiro da fuori area di Ferri Marini. Preso di mira dai suoi ex tifosi, gioca spesso di piede fuori area, da libero aggiunto. Brighi, 6,5. Buon contributo alla costruzione del gioco in fase di ripartenza, dirigente in fase difensiva e ci mette sempre una pezza dove gli altri non arrivano. Cola, 6,5. Sul gol rimane fermo come tutta la difesa, ma ne sfera uno di testa che poteva essere quello del sorpasso. Da ex sarebbe stato sicuramente un colpo da KO in tutti i sensi. Petti, 6. Partito onesta la sua, svolge il compitino senza prendersi troppi rischi e in effetti a fine gara nelle interviste non ci sembra affannato. Viti, 6. Dopo il gol da 3 punti della settimana scorsa, macina chilometri con entusiasmo sulla fassa, ma pecca in fase di conclusione e rifinitura. Eurosedere, come osa definirlo Baldisseri, suo gol della scorsa settimana, al Morgagni, non va in scena. Montanari, 6,5. A centrocampo, la solita sicurezza, porta palla, facendo avanzare il baricentro della squadra e recupera diversi palloni in fase difensiva. Trova il sorriso sempre, anche in campo, nei momenti di difficoltà. Cappellupo, 7,5, entra in campo, 2 minuti, 2 palloni toccati e il secondo è l'assist vincente per Buonaventura, poi la pennellata per il colpo di testa di Cola che sfiora il sorpasso per poi metterci lo zampino anche sul palo colpito da Buonaventura. Ottimo il suo esordio.
Pasquini 5,5. Inizia bene, poi si perde la distanza, non sfruttando l'occasione della maglia da titolare. Peccato perché quest'annata si ferma sempre a metà strada. Variola 5,5. Udine lontana, purtroppo lo è anche lui, dalla forma migliore. Dall'ex capitano della primavera dell'Udinese è lecito attendersi molto di più. Il suo colpo d'orecchia rivolta verso lo specchio della porta è la sintesi della sua prestazione. Guiebre 6, sempre nel vivo del gioco, corre sulla fascia, lavora tanti palloni ma non riesce a creare superiorità numerica con i dribbling, gli avversari lo fermano spesso in maniera impeccabile. Ingabbiato. Cicarevic 5,5, non brillante come al solito, non riesce a prendere in mano la situazione e a garantire i rifornimenti alle punte, è tra i giocatori che possono fare la Serie C con questa maglia ad occhi chiusi, ma occorre svegliarsi. Valeriani SV, entra in finale, non giudicabile. Allotti 6, corre tanto senza risparmiarsi ma talvolta precipitoso in fase finalizzativa, viene da chiedersi se sia pronto per la Serie C ma nel frattempo risulta un buon elemento in Serie D. Forza Scott. Buonaventura 7,5, il migliore, primo tempo attende Sornione, poi nella ripresa firma il gol del pareggio e sfiora quello del sorpasso colpendo un palo clamoroso. Dopo il gol vive una seconda giovinezza, ma l'importante è muovere la classifica e allungare sulle dirette rivali. Mission compiuta. Righetti 7, alla faccia del fattore C, quello che ha propiziato molte sue vittorie giocando male. A Forlì la squadra va sotto e lui da buon timoniere esegue i cambi giusti nel momento giusto. Capellupo esplode, Buonaventura sorride e lui si compiace perché dal rischio sconfitta è passato al rischio vittoria. Pare che abbia trovato la riga giusta, o pardon, l'assetto giusto per mostrare lampi di gioco anche al Neri. Ebbene, allora entriamo in studio. Renzo, dammi il tuo parere tecnico. Ti è piaciuta la partita di ieri? Che tipo di limiti hai visto? Non mi raccontare la storia dal 1899 ad oggi, Ma io, se mi dai un po' lo spazio, te lo do anche parlare. Non ho mai parlato. Raccontami, raccontami. Io vengo qui per parlare, mica lo so, per raccontami, per star seduto. Ma io ti voglio far arrabbiare la porta. No, non mi fa arrabbiare, perché quando parlo dico la verità. Dai, dimmi. Ecco, ti dico sinceramente, io ho visto un buon Rimini. Onestamente, questo è la cosa che io ho sempre detto dall'inizio, che a Rimini, io reparto offensivo, vorrei dire con l'amico Buonaventura, Ambrosini, Arlotti, Ceicarici e Rimini, non avevo mai paura. La mia preoccupazione, l'ho sempre detto dal mese di agosto, che ero nel centrocampo alla difesa. Sì. Però io lo voglio dire, per prendere un centrocampista non si vogliono 6 mesi. Però è arrivato, hai visto che è arrivato. Centrocampista però, arrivato. Onestamente, i 2500 tifosi che la domenica erano a Romeo Neri, si vedeva che mancava questo centrocampista. Probabilmente il campionato l'avrebbero vinto comunque, con tutto il rispetto per chi presente. Però onestamente voglio dire che non bisogna aspettare 6 mesi. Tutto qua. Ritornando al discorso, invece, il caso Righetti sta veramente andando bene, perché stando alle mie statistiche, le prime 7 partite, Muccio ha fatto 3 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, punti totali 12, con 10 gol fatti e 8 subiti. Questo le prime 7 partite di Muccio, vale dire 3 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta. Totale 12 punti, 10 gol fatti e 8 subiti. Andiamo a Righetti, sempre 7 partite, 5 vittorie, 2 pareggi e 0 sconfitte. 8 gol fatti e 3 subiti. Righetti marcia con 5 punti in più. Questo è molto, è una cosa importante. Diamo atto a Righetti. Queste sono le mie statistiche. Quindi ti ha convinto alla fine, vedi che ti faccio parlare, ti ha convinto alla fine probabilmente, il cambio? Sì, mi hanno convinto, però probabilmente, io lo voglio dire onestamente, se Rimini dovesse andare in C, anche con queste statistiche, non so se Righetti potrebbe essere il nuovo allenatore del Rimini in Serie C. E chi potrebbe essere il nuovo allenatore in Serie C? Ci sono tanti, però se fare il nome è prematuro, però con queste statistiche la Serie C è tutto un altro campionato. Stefano, il mister chiaramente ha avuto diversi meriti dalla stampa locale. Prima del tuo arrivo è stato riconosciuto che ha tenuto lo spogliatoio maggiormente unito, nel senso che al tecnico di prima è stato rimproverato di non parlare con coloro che spesso finivano in panchina o addirittura in tribuna. Invece Righetti pare che abbia fatto, sia travestito da padre un po' di tutti e abbia parlato con tutti i giocatori, tant'è vero che è stato fatto un forte turnover anche nei turni infrasettimanali col Castelvetro qualche settimana fa. L'impatto tuo, le sensazioni tue, non tanto con i compagni che mi hai già risposto prima, ma proprio con il mister che ieri ha avuto anche il coraggio di schierarti a partita in corsa, indovinando il cambio tra l'altro. Io, nel senso, per l'esperienza che ho, un allenatore deve essere anche quasi uno psicologo, nel senso che deve curare quelli che non giocano, forse di più di quelli che giocano, quindi la gestione del gruppo è fondamentale per una squadra che vuole vincere il campionato, perché non la vinci con 11, ma la vinci con 18-19 uomini.
Io ho parlato col mister, mi è sembrato, non lo conoscevo, mi è sembrato è un mister giovane, quindi aperto mentalmente, quindi non ho avuto nessun problema ad ambientarmi neanche con lo staff. Hai avuto paura prima quando sei arrabbiato? Io te l'ho detto che lui è il diavolo. Mi sono spostato un po', ho avuto timore. Io lo stuzzico, che mi piace, lui mi riprova perché mi dice: ma ultimamente mi stai stuzzicando proprio, stasera ho voluto stuzzicare in diretta. Ma a me quelli che mi stuzzicano mi danno gusto, piacere. No, va bene, non sono problemi. Alessandro, però... hai avuto paura del nostro Renzo, lo stai conoscendo stasera? Sì, sinceramente un pochino sì. Mirko, tu ormai lo conosci. Lo sopporto, quindi va bene. Senti, qualcosa in più che volete aggiungere? Poi vado su Emanuele per quanto riguarda la partita, Alessandro e Mirko. Iniziamo da te, Alessandro. Beh, sicuramente credo che sia un punto, come diceva appunto prima Emanuele, un punto importante, perché comunque ha mantenuto il Forlì a 10 punti di distanza, quindi direi che insomma l'obiettivo è stato raggiunto, visto che il Forlì era la squadra più in forma fino a questo momento. Comunque ha ottenuto prestazioni importanti. Poi vabbè, insomma, su Capelupo l'abbiamo detto prima, insomma, è entrato assist vincente, più di così. Solo la maglietta non ti ha convinto. Esatto, solo esatto. La maglietta. Mirko, anche quella della foto del Forlì, ok. Convinto. Campionato già finito? Secondo me no, però diciamo che ieri Rimini ha dato una bella botta, era decisiva come partita, anche perché il Forlì è la squadra, come diceva bene Alessandro, qui in forma del campionato, 6 vittorie consecutive, la cura Benuzzi stava funzionando bene, sono arrivate anche degli innesti importanti. Ieri però Rimini ha dimostrato che, insomma, di essere veramente una grande squadra. E probabilmente l'innesto anche di Capelupo, che era un giocatore che serviva effettivamente, perché può dettare i tempi sia dietro che più avanti, credo che fosse un giocatore veramente che serviva a un Rimini per dare anche equilibrio soprattutto al centrocampo. E direi che, insomma, soprattutto l'innesto degli ultimi 20-25 minuti, insomma, si è visto che Rimini poteva anche vincerla questa partita. E beh. Prima di andare in pubblicità, Emanuele, l'altra volta Renzo si è arrabbiato, diciamo, con un giornale locale, poi abbiamo chiarito subito, dicendo che il gol di Viti è stato non un euro gol, ma un euro sedere, usando una parola tranquilla che si può dire in prima serata. Non è che ho paura. Sì, allora, per fartela breve, allacciandomi a quello che aveva dichiarato l'altra volta Renzo, serve anche un po' di fortuna in questo campionato, e Rimini qualche volta l'ha avuta, no? Anche. Io penso che non vinci mai un campionato se al momento opportuno la dea bendata non viene un pochino dalla tua parte. Questo fa parte del gioco, insomma, lo sappiamo. Tu poi magari devi essere bravo a tenere duro nei momenti in cui vedi che la fortuna non c'è. Allora stai buono, stai calmo, se hai dei valori prima o poi vengono fuori. Quando i valori pagano, paga anche l'episodio fortunato. Quello sicuramente è stato un episodio fortunato, anche il ragazzo stesso lo riconosce, tanto non è che... Poi magari l'ha pagato ieri, perché ieri ha tentato almeno 3 conclusioni che erano un po', diciamo, estemporanee, no? Però... quasi a voler ripagare o a voler proseguire il momento fortunato della domenica prima, ha tentato un paio di conclusioni che almeno 2 erano abbastanza pretenziose. Però bene così, per il momento... Io voglio dire una cosa, se mi permetti. Io ti voglio dire una cosa, che ieri il campionato il Rimini l'ha vinto. Ok, tocchiamo ferro tutti, no, toccatevi anche a casa. Perché io dietro questo, il pallone qua ho toccato altro. Il ferro non basta più, perché con lui è... Senza toccarci. E Rimini, il campionato, o per perdere solo il Rimini Calcio? Sì. Solo lui. Conquista 7 punti di vantaggio, 2 punti da Limolese e 10 dal Forlì, che era l'unica squadra che gli poteva dar fastidio, poi con l'ultimo arrivo solo il Rimini può perdere questo campionato. Hai visto l'ospite che è vicino a te dove ci sta toccando? Ma veramente, veramente lui visto. Dentro di sé pensare a ragione Baldisserri, solo noi lo possiamo perdere. Sì, va bene. Allora... onestamente questo è chiaro. Onestamente è chiaro. Un giocatore di questo livello, perché anche ieri la sconfitta del Fiorenzuola e la sconfitta del Villa Biagio, che erano due squadre che a me non mi hanno mai convinto. Sì, che ti hanno fatto addormentare tra l'altro. Qualche volta, però onestamente il campionato secondo me, anche se lui forse non è d'accordo, il livello si è passato di molto da quando giocava lui 2-3 anni fa. Si è passato di molto. Tra poco, sei pronto per il gioco dell'attore che faremo tra poco? Dimmi solo sì o no. Come no, sono sempre pronto io. Ok, nato pronto. Va bene, noi ci fermiamo 3 minuti dando la linea alla pubblicità. Mamma,
voglio andare al Mucho Mas. Mucho Mas è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze e maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazione tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mas, la risposta alle tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. A Viserbella trovi l'Adriatico, il più antico ristorante e pizzeria che offre la migliore ospitalità romagnola. Tra le specialità pesce freschissimo di eccellente qualità, selezionato dai migliori fornitori. Carni di primissima scelta, pizze giganti e ricche di ingredienti freschi di stagione, realizzate con un impasto ad alta digeribilità. Dalla pizza alla tagliata di manzo, passando per gli antipasti di pesce, provando tutti i veri sapori delle specialità mediterranee. Ti aspettiamo anche per l'Happy Hour, un aperitivo fatto in casa con una ricetta speciale. Ristorante, pizzeria, bar Adriatico a Viserbella, in via Porto Palos 64, info 0541 72 15 55. Sono Fabio Giancarlo, titolare della DGF Fuori Italia. Vi vorrei presentare i prodotti che costruiamo in questa azienda. La nostra azienda, costruiamo forni di tutte le misure, impastatrici di tutte le misure, sfogliatrici per pasta di tutte le misure, varie sfogliatrici per la pasticceria, stendi pizza o stendi piada secondo il vostro uso, e griglia tetralavica e anche cuocipiade elettrici di varie misure. Vi aspetto in azienda. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Timbotta è il nostro motto, da sempre offriamo qualità. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese a Poggio Berni, con ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Forno d'Asolo, per il tuo ordine contatta l'agente Andrea Parlani al 342 004 50 98. Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Tizio, facciamo gli auguri al Rimini Calcio, dai. Facciamo gli auguri al Rimini Calcio, ma soprattutto se volete seguire il Rimini Calcio dovete
vedere la trasmissione Sport Up. Ciao Rimini Calcio, in bocca al lupo. E allora, e andiamo ragazzi. Ci sono alcune vicende appunto emerse la scorsa settimana sui principali notiziari web, ma anche per quanto riguarda i principali quotidiani locali e non locali. È un focus legato questa sera all'ex centrocampista del Rimini, Matteo Brighi, che è passato in settimana all'Empoli, era stato accostato al Sant'Arcangelo, trattativa sfumata. Io qui ti ho fatto un regalo, caro Emanuele, perché ripercorriamo. Aspetta, stai calmo, ripercorriamo quello che avevi detto tu la scorsa settimana proprio in questo studio rispondendo a una mia domanda. Il servizio. Mamma, voglio andare al Mucho Mass. Mucho Mass è il nuovo Risto Family di Rimini, dove puoi gustare ottimi piatti e rilassarti mentre i tuoi bambini giocano. Ti aspettano prelibatezze maremonti, dolci fatti in casa, pizze speciali e classiche e menù per bimbi. Inoltre, animazioni tutti i giorni con trucca bimbi, baby dance e palloncini, pacchetti compleanni all inclusive con saletta privata, menù a richiesta per gruppi, cene aziendali o di classe e ricorrenze speciali. Mucho Mass, la risposta le tue esigenze. Gioca, ridi e gusta. Ci trovi in via Losanna 35 a Rimini. Info e prenotazioni anche con WhatsApp 335 47 54 57. Esattamente una settimana fa il nostro Emanuele Pironi alla nostra domanda di un futuro di Matteo Brighi a Sant'Arcangelo rispondeva così. Brighi è un riminese, secondo me non ci va. Io lo dico senza tanti problemi. Secondo me non ci va. Poi vediamo, se ci va sarà un mese. Brighi sa, essendo di Rimini, che andare in questo momento a Sant'Arcangelo sarebbe un messaggio forte. Quindi, secondo me, non ci va. Poi è chiaro che Brighi non decide sì o no in base a quello che dico io, così come nessuno decide in base a quello che dico io. A me piace dire quello che penso, no? Anche se cerco magari di articolarlo al meglio per non essere mai offensivo, per non essere duro o per non essere scortese nei confronti di nessuno. Però mi piace dire quello che penso realmente. Secondo me Brighi non ci va. Lo aveva detto e si è concretizzato. Infatti il riminese Matteo Brighi non vestirà la maglia del Sant'Arcangelo, il 37enne centrocampista rescinde con il Perugia ma rimane in Serie B. L'Empoli, alla ricerca di un'alternativa a centrocampo, ha raggiunto la scorsa settimana l'accordo con il giocatore. Sfuma così l'ipotesi Sant'Arcangelo. Il Perugia ha deciso, dopo la prima parte di stagione non brillante, di cambiare qualcosa a metà campo. La promozione del giovane Kouan e l'arrivo di Gustafsson dal Torino sono stati bilanciati dalle partenze di Emanuela Cesena per l'appunto di Brighi. In casa Sant'Arcangelo sfuma un colpo da 90, anche se Cavassina ha già ricevuto numerosi rinforzi dal mercato estero. A fronte di diversi arrivi, anche altrettante partenze, come quella di Federico Palmieri, che ha lasciato la maglia gialloblu tornando al Carpi. Colpo gobbo, colpo biancorosso in ottica futura, chissà che in vista di una possibile C non sia la carta Brighi a compiacere il popolo biancorosso della gestione grassiana. Vedremo. Ebbene, rientriamo in studio. Tu l'avevi detto una settimana fa rispondendo alle mie domande e poi alla fine si è concretizzato il passaggio all'Empoli. A Sant'Arcangelo sabato sono stato accolto da un ultras, diceva: ah, non ti dovevi permettere di dire quella cosa lì sul presidente, su Brighi, così, e poi alla fine si è concretizzato. Non ci si deve permettere, uno dice la propria opinione, non è che, come ho detto la settimana scorsa, non è che uno dice una cosa convinto che è per forza quella. Dice il proprio pensiero. Io sono uno di quelli che quando parla tende ad alzarsi di tono, quindi magari sono molto convinto, si può pensare che io voglia imporre un pensiero, semplicemente dico quello che penso, sempre, anche nel caso di Brighi l'ho detto, no? Non è che Brighi deciderà in funzione di quello che io dico o chiunque altro dica. Io ho osservato la situazione, a mio modo di vedere è una situazione che non si poteva concretizzare, cioè non c'erano proprio i presupposti. Poi il 31 finisce il mercato, magari lunedì prossimo facciamo anche una chiacchierata piccolina, corta, però su Sant'Arcangelo la faccio volentieri. La facciamo che appunto rispondiamo anche ai tifosi che un po' sabato non è che ci hanno accolto nel migliore dei modi. Ti faccio questa domanda perché prima tu hai detto, se Rimini dovesse andare, tocchiamoci tutti i ferri e forse qualcos'altro, sì, ormai in Serie C, 20 giocatori secondo te su 25 devono essere cambiati. La carta Brighi in Serie C, seguendo il discorso logico del mio servizio, ti stuzzica? No, a me non mi stuzzica, prima di tutto è il portafoglio che conta. Probabilmente la cifra è notevole tra Sant'Arcangelo e Empoli, e poi anche la categoria. Probabilmente l'offerta tra Sant'Arcangelo e Empoli, chiunque avrebbe scelto Empoli, non Sant'Arcangelo. Beh, adesso su quello sono d'accordo, giocarsi la speranza proprio in Serie B, anche di riapprodare addirittura in Serie A, sì, per un giocatore così importante come lui. Probabilmente, sì, era più vicino a lui, però anche la differenza, probabilmente lui
ha guardato più la categoria che probabilmente, diciamo, l'euro, mentre invece il nostro qui Stefano probabilmente, io sapevo che doveva andare a Pordenone, invece ha scelto il Rimini che è il Pordenone, è vero o no? Rispondimi a questa mia domanda. No. Forse non l'hai risposto, però io sto ficcato. La tua scelta era anche Pordenone, però giustamente ha scelto Rimini. A me non mi è arrivata questa chiamata. Te l'ha fatta lui stasera. E probabilmente l'ha negato, il giornale ne parlava. Non dirlo a te mai. Allora facciamo così, Stefano, diciamo di sì che sei dato a, che ti ha chiamato anche il Pordenone. Mirko, una chiamata secondo te è arrivata a Matteo da parte della società dei Rimini? Beh, penso che calcolando che essendoci delle sinergie nella squadra, credo che di una telefonata ci sia stata, magari anche quest'anno, giusto per fare un sondaggio. Poi credo che sia normale, cioè, Matteo poteva andare a Sant'Arcangelo, è andato in una squadra che è più su in classifica dell'Empoli e punta alla Serie A. Esatto. Credo che insomma l'occasione fosse propizia. Poi magari il prossimo anno potrebbe essere anche la volta giusta, anche per un discorso anche anagrafico, di fare una scelta in caso che Rimini ovviamente venga promosso in C, di tornare a casa. Proprio con la presenza di Stefano adesso introduciamo il prossimo servizio che riguarda il potenziamento della rosa del Rimini. Scopriamo qualcosa di più. Servizio. Quando entri in una stanza d'albergo e chiudi la porta, sai che c'è un segreto, un lusso, una fantasia, c'è il comfort, c'è la rassicurazione. Tutto questo è Hotel Sombrero, ideale per tranquillità, relax e benessere, per vacanze speciali da condividere con tutta la famiglia al mare di Riva Azzurra. Posto sulla spiaggia con il mare a chilometro zero, l'Hotel Sombrero è dotato di 3 stelle con piscina riscaldata, idromassaggio, wifi in camera, parcheggio coperto e tante attenzioni per bambini e amici a quattro zampe. E se l'estate passa, noi vi aspettiamo per trascorrere il Capodanno, la Pasqua e organizzare comunioni. Hotel Sombrero, Viale Regina Margherita 44, a Riva Azzurra di Rimini. Info hotelsombrero.com. Abbondanza sembra essere la parola d'ordine che regna attualmente nella rosa del Rimini. L'aveva promesso Pietro Tamai, attuale DS dei biancorossi. Arriveranno 2 giocatori di categorie superiori appartenenti ai professionisti. Ecco nell'ordine arrivare infatti Mirko Romagnoli dal Siena e Stefano Capellupo, centrocampista dal Fano. L'abbondanza non manca a Rimini, problemi piacevoli per qualsiasi allenatore. Righetti a questo punto può davvero cullare l'idea di arrivare in Serie C guidando una Ferrari. Nell'ordine, se in porta vige l'esperienza di Scotti, la difesa è stata guidata fino ad ora dall'esperienza di Brighi, al bersaglio di 3 occasioni in questa stagione, associata a quella di Alessio Petti. Perso Giua nel suo momento migliore, è rientrato Vesi, mentre Romagnoli sarà colui che affiancherà molto probabilmente Brighi e Petti. A centrocampo Guiebre pare la certezza, se in forma è devastante. A fargli compagnia c'è Viti, giocatore di categoria superiore, mentre in mezzo a campo la certezza si chiama Montanari. Per l'alto centrocampista, Variola partiva favorito su Righini e Valeriani, ma con Capellupo il quartetto a questo punto si completa. Allotti rappresenta sul fronte offensivo il giocatore da lanciare, mentre l'Ariete rimane uno tra Buonaventura e Traini, con Ambrosini e Cicarevic a giocarsi l'ultimo posto in avanti. In panchina è pronto ad entrare Simoncelli, aspettando che Tompt possa sgrizzarsi. Gli altri, da Colla a Mazzavillani, Pasquini, Dormi, da Dario, possono mettersi l'anima in pace. Saranno riserve di lusso, squadra attrezzata definitivamente per il salto tra i professionisti. La parola ora passa al campo e soprattutto alle mani della guida tecnica. Ebbene, prendendo spunto anche da quello che avevi detto tu l'altra volta, ho voluto fare un attimo un'analisi per quanto riguarda l'attuale squadra del Rimini. Con Romagnoli e Capellupo penso che il puzzle sia stato completo. Adesso davvero questa squadra non ha più punti deboli, no? Se vogliamo dirlo, su tutti i fronti. Iniziamo da te, Renzo. È chiaro che con l'arrivo di questi due giocatori il Rimini onestamente ha qualcosa in più. Io ripeto, vedendo questi nomi che tu hai citato e vedere la domenica in panchina certo come Ambrosini o Buonaventura o Ceccaric, o Montanari, Simoncelli, probabilmente è come la Juventus, tenere in lusso in panchina questi giocatori e Rimini come fa a perdere questo campionato? Voglio ripetere, fermati, onestamente. Io lo dico, parlo perché sono sincero di quello che dico, perdere un campionato con questa gente che in panchina hai il lusso di tenere un Montanari, un Simoncelli, un Ceccaric, un Buonaventura, un Ambrosini, hai tutto il modo di giocare, probabilmente Righetti dici tu vinci questo campionato, solo te lo puoi buttare via, allora. Tutto qua. Dice, onestamente penso che i 3.000 che ci seguono, qui i tifosi di Rimini hanno qualche serie ragione. No, infatti ti seguono, infatti ti dico ancora no. Però voglio dire, voglio dire anche questo, adesso con Montanari
e i giocatori qui presenti, speriamo di vedere veramente un bel centrocampo, perché veramente alla domenica a Romeo Neri ci voleva un bel cucino, perché altrimenti dormivamo. Ecco, speriamo adesso di vedere queste 13 partite, alla fine o 14, di vedere un buon calcio. Infatti la pensano come te, ti seguono molti, infatti dicono: io non ho dubbi, Renzo non capisci nulla. Vabbè. Chiunque al posto di Brighi avrebbe fatto la stessa scelta, by Andrea, il fuorigioco non c'era. E vabbè, altri messaggi carini nei tuoi confronti, Renzo, ma non li leggiamo, non la pensano come te, mettiamola così. Ma, così allora, quelli sono più, i più accaniti, mettiamola così. Probabilmente, oh, allora questo qui prendo la vogliono perdere. No, aspetta, rimani fermo lì, adesso ti faccio giocare adesso, fermati. Coinvolgiamo un po' tutti. Stefano, seguimi nel gioco della torre. Il primo fotogramma che riguarda il signor Marzocchi, ospite qui vicino a Stefano Cappellupo, eccolo qui. Allora, il gioco funziona così, devi fare una scelta, non puoi dire tutte e due, quindi devi scegliere o il signore con Stefano Cappellupo, che però non vale, che è qui vicino a te, oppure Variola. Questo gioco è stato fatto venerdì, non sapevo, Stefano, che tu fossi qui. Per il centrocampo del Rimini, un elemento importante sicuramente Stefano, che abbiamo avuto già modo di apprezzare ieri nella partita con i Forlì. Dall'altra parte c'è un elemento che sta un po' deludendo, ex capitano della primavera dell'Udinese, Variola. Se dovessi fare una scelta futura, su chi punteresti? Cappellupo, non perché è qui adesso, però... Per la sua maglia. È stato, no, non per la sua maglia, no, è stato preso per un motivo, quindi penso che insomma giocherà, perché comunque detta i tempi, ha fatto l'assist, penso che si sia meritato una chance, quindi teniamo, più di una. Teniamo sulla torre Cappellupo e sì, buttiamo giù Variola. Stefano, con il secondo fotogramma, Baldisselli, parlavi prima di giocatori da tenere in Serie C, bisogna fare una scelta, secondo te 20 devono andare a casa e 5 devono rimanere. Supponiamo che uno tra Bonaventura e Ambrosini debba rimanere per fare la Serie C, chi vedi pronto e chi terresti e chi lasceresti andare? È difficile a dirlo. No, io devi scegliere. Non Ambrosini. Vale. Sicuro? Sì. Perché l'hai commentato a Sant'Arcangelo alla Lentina delle Meraviglie? Anche perché secondo me lo vedo diverso, io onestamente è così. Andiamo sul fotogramma C di questo gioco, Mariotti. Allora, il gioco della torre. Lui, abbiamo fatto un fotogramma, abbiamo parlato prima, di Brighi con la maglia del Sant'Arcangelo e con la maglia dell'Empoli. Hai già in qualche modo risposto precedentemente, però se tu avessi dovuto fare una scelta anche per giocare di più, dove saresti andato? Ma se Empoli gli hanno detto che avrebbe avuto sicuramente spazio, Brighi Empoli sicuramente. Insomma. Quindi scelta giusta, lo ribadisco. Beh, contratto, comunque ricordiamo l'età anagrafica, credo che un contratto importante, insomma, lo si prende sempre. A Bologna ti ha lasciato un buon ricordo quando è stato anche da voi? Fatto un anno strepitoso, la prima volta, dopo così così, però insomma, il primo anno quando arrivò subito dopo la prima della Juve fece un anno strepitoso e guadagnò anche la nazionale, quindi... Qui ci siamo. Fermati un attimo Stefano, non mandarlo ancora in onda, tutti quanti ne parlano a Rimini, gossip, non gossip, Emanuele, sei fidanzato, le donne che si stanno stropicciando i capelli, perché era libero. Allora, andiamo a vedere il prossimo fotogramma, sì, prego, eccolo qui. Allora, questa è una scelta difficile, devi scegliere. Ah, non c'è, cioè, è complicatissimo. No, però devi ascoltare il discorso, ascoltare la domanda. Allora, tra una relazione futura e sicura con Belen, quindi in questo caso l'amore, e tra una relazione sicura del Rimini in Serie B, chi sceglieresti? Belen o Giorgio Grassi? Ma perché è l'unica devi domanda? Devi scegliere. Però ti ho messo in difficoltà, devi scegliere. Ma non è che mi hai messo in difficoltà, è una domanda che è una pirlata. No, devi scegliere tra l'amore di una donna o l'amore... Proseguo la relazione con Belen, perché sapete che io mi vedo già con Belen. Oh, però perfetto. Attenzione, perché so che... Sì, infatti, adesso mi ha chiamato la D'Urso, quindi a breve andrò a Canale 5 a spiegare questa cosa. Li fai già le corna, li fai. No, non è che vado dalla D'Urso, cioè, anche la D'Urso sarebbe interessante frequentarla anche fuori dagli studi, perché sicuramente ha tanto da raccontare. Però tra l'amore di una donna... Per il momento io sto frequentando Belen, continuo con Belen. Quindi Grassi mi perdonerà, io penso che se Giorgio sta vedendo mi comprenderà in pieno questa mia scelta. Ribadisco che tre domande serie, una pirlata. Ma questo te la sei cercata da due settimane, io te l'ho voluta mettere. Sì, bene, devo ammettere che ha funzionato molto. Ieri e ci stava nel gioco, questo è un gioco e ci stava. Ieri una decina, tutti, allora come va con Belen? È stata proprio una cosa che ha funzionato. Emanuele, io quando torno a casa preferisco trovarmi Belen che Grassi, con tutto rispetto per Grassi. Infatti non ha, cioè, dico pure, è una cosa che non ha... Va bene, la prossima volta ti metterò Belen e Barbara Dusse, poi sceglierai, va bene, facciamo, ancora Belen. Facciamo un trio di quelli che scoppia. Vuoi andare avanti con queste sciocchezze? Questa è la cosa tecnica più importante. Appunto, allora, adesso andiamo a vedere, ritorniamo a parlare di calcio, andiamo a vedere il prossimo avversario del Rimini, che sarà il Sasso Marconi. Servizio.
Al ristorante Pizzeria Al Gufo ti aspettano a pranzo e a cena i sapori della tradizione italiana. Al Gufo si possono assaporare menù di carne e pesce, ottimi vini e una pizza altamente digeribile grazie alla lunga lievitazione naturale con impasto anche al camut e 7 cereali. Poi la tipica cucina romagnola con la pasta fatta in casa. Mmm, che bontà! L'accoglienza e l'eleganza del locale mostra riguardo per tutti i tipi di clientela, ideale per organizzare cene aziendali. La cucina e la pizzeria lavorano anche da asporto, mentre su prenotazione menù di crudità e per celiaci. Ristorante Al Gufo, via Losanna 44, Miramare di Rimini, di fronte all'aeroporto Fellini. Per identificare il Sasso Marconi basti pensare a tre nomi, gli attaccanti Noselli della Rocca e il centrocampista Bacchiocchi. Lo scorso anno Sasso Marconi e Rimini ebbero modo di sfidarsi per i primati in classifica. A Natale i gialloblu recarono qualche brivido a Rimini, laureandosi campione d'inverno nonostante la pesante sconfitta in esterna per 5-0 contro i biancorossi. Nella gara di ritorno l'1-1 finale fu siglato tra l'altro dall'ex Sassuolo Noselli con un gol alla sua maniera. A gennaio, arrivati in forza al club e neopromossi in D attraverso i ripescaggi, l'ex centrocampista Nicola Bacchiocchi, acquisito proprio da Rimini nel mercato invernale della precedente stagione. Insieme a lui anche l'attaccante Barranca dalla vicina Progresso, Michitti, Sanzo dal Bologna, Magliozzi, Dall'Ara, dal Forlì. All'andata le due squadre si sfidarono in una partita molto contestata per alcune sviste arbitrali, conclusasi 2-0 a favore dei Rimini con le reti di Viti e Ambrosini. Il Sasso Marconi punta alla salvezza in Serie D e diciamo che per la prima volta nella sua storia affrontarla in questa maniera salvandosi sarebbe un successo enorme. Benatti e Noselli guidano la classifica dei capocannonieri, anche se avversario gli attaccanti non sono andati per tre partite consecutive terminate a reti bianche. Da gennaio infatti ad oggi il Sasso Marconi ha conosciuto in effetti quattro pareggi, di cui uno solo con gol, l'1-1 col Montevarchi, squadra che ha avuto il rendimento migliore in fatto di successi in esterna. Pesa gravemente sul ruolino di marcia la sconfitta sonora rimediata a fine giro d'andata in casa col Mezzolara addirittura 4-0. Nel ritorno serviranno come non mai i gol di Noselli. Per Della Rocca continua la tappa in infermeria. Volevo chiederti questo, amico, qualche notizia in più per quanto riguarda l'avversario che ieri, ricordiamo, ha battuto la seconda in classifica Fiorenzuola per 1-0. Ma il Sasso, dopo la sconfitta interna col Mezzolara, dove era ai minimi termini anche soprattutto per problemi anche fisici, perché considerate che Noselli in quella partita giocò da mediano, giusto per capire insomma com'era la situazione, ha raccolto una serie di risultati positivi, tre pareggi consecutivi che le avevano permesso nonostante tutto di scavalcare, di salire oltre la zona play-out. Ieri c'è stato il successo col Fiorenzuola, sfruttando anche un Fiorenzuola che ultimamente un po' acciaccato, 4-5 elementi importanti che mancano dall'11, anche per quello forse anche il Fiorenzuola sta un po' perdendo contatto in alto. Detto questo però Sasso Marconi è assolutamente una squadra da non sottovalutare, anche perché in ripresa dei giocatori importanti, li avete citati, insomma, quindi Pio con Emanuele possono anche risolvere anche la partita. Pio con Emanuele, a telecamere spente, parlavi anche un po' di questo rendimento del Rimini, dicevi per l'appunto che è una squadra che rispetto al Fiorenzuola, ad esempio, ha avuto sì gli infortuni, ma non tutti in un unico momento. Il Fiorenzuola, ad esempio, ha perso in questo momento 5 giocatori titolari sull'11. Più una squalifica, quella di Bramante, quindi quando ti mancano 5 giocatori per 3-4 partite consecutive, insomma, che è abbastanza importante. L'Imolese stessa ha avuto per diverse partite l'assenza di Belcastro, di Ferretti, di Titone. Ferretti è ritornato ieri in campo segnando, tra l'altro. Lo stesso Villa Biagio ha avuto qualche infortunio di troppo. Diciamo che Rimini ha avuto la fortuna di avere magari un infortunio alla volta, ecco, quindi di ovviare magari a un'assenza sola invece magari che 3 o 4, che sicuramente avrebbe complicato un po' le carte in tavola. Però diciamo che adesso Rimini è anche una rosa qualitativamente anche abbastanza importante, soprattutto con la campagna acquisti di gennaio, insomma, anche con l'arrivo anche di Stefano. Io vi lascerei, abbiamo ancora 4 minuti, non so se avete delle curiosità da chiedere a Stefano, altrimenti vado avanti io. Iniziamo da te, Renzo, che ha alzato il dito, prego. Io volevo fare una domanda qui. A me? A te, sì. Cioè, un giocatore ha detto tutte le tue caratteristiche che hai detto che mi hanno convinto. Vedremo a Rimini un tridente, Montanari, Capelupo, sì, e Cecaric. Lo vedi questo tridente? Non lo so, io non. Cioè, le scelte le lascio al mister, dove se giocassimo mai col tridente sarei contento. Con tridente, tre giocatori che secondo me che penso di vedere un buon calcio. Questi tre uomini, vedere, io perlomeno penso che domenica questi tre signori che io ho accettato fossero tutti e tre in campo per far vedere a Rimini qualcosa di bello.
Ah, quello toccherà al mister, non è compito mio. Io intanto ho lanciato la mia formazione. Secondo me sì, lo vedremo, non dico spesso, ma lo vedremo. Emanuele, lo vedremo. Una domanda per Stefano, ce l'hai in mente già, sono vado avanti. No, diciamo che mi ha un po' rubato il tema Renzo, nel senso che dove si vede meglio, diciamo, in campo? Ovviamente tu sei un centrocampista, quindi sei sulla linea dei quattro, visto che Righetti predilige il 3-4-3, quindi tu sei uno dei due in mezzo, giusto? Sì. Io infatti la riflessione che facevo è che con Romagnoli, che sì, gioca in difesa, le due ali che abbiamo normalmente under, sì, Arlotti, come abbiamo visto ieri, sì, io penso che anche ci può stare benissimo Čikarević dietro le due punte, quindi secondo me è una possibilità concreta vedere duettare Stefano con Čikarević, che secondo me è Montanari. Nella domenica giusta può essere una delizia. Insomma. Ma non è una domenica giusta, è tutte le domeniche vorrei vedere un calcio così a Rimini. Beh, cioè, poi dobbiamo vedere... Io sono convintissimo che vedremo un buon calcio. Renzo è il nuovo acquisto dei Rimini, è lui Stefano Cappellucci, io ancora non ho capito. Non è di quello, io vabbè, dico, rispondo, io dico le mie opinioni, quelle che ho capito, penso. Ma fallo rispondere, la domanda è per lui, non farmi arrabbiare in diretta, fallo sentire, è il nostro ospite, noi siamo maleducati, prego. No, Stefano, no, ma scherzando Renzo. Sì. Sicuramente giocare a tre, io poi ho giocato anche sempre davanti alla difesa, quindi sicuramente avere due mezzali giova sicuramente al gioco per quello davanti alla difesa. Mi sono trovato bene, spero che si potrà giocare anche così. Alessandro, una domanda per Stefano? No, diceva prima, insomma, come diceva prima Renzo, anch'io penso che Rimini possa solo perderlo questo campionato, onestamente, perché quando sei davanti, adesso non per gufare, però quando sei davanti con tanti punti di vantaggio... È chiaro che comunque insomma hai un vantaggio notevole. Volevo chiedere appunto a Stefano cosa serve a Rimini per vincere questo campionato. Ma mancano 14 partite, giusto? Sì. Rimini, per i Rimini sono 14 finali già dalla prossima col Sasso Marconi. Nel nostro stadio dobbiamo cercare di portare i tre punti. Abbiamo solo un unico obiettivo che è quello lì. Mirko. Ma domande effettive non ce ne sono, io credo che Stefano le risposte, credo che di tutte le domande le dovrà dare in campo, perché l'unica cosa magari insomma esordire proprio Forlì, insomma. Ma sì, il calcio è bello anche per quello, dai, mi ha regalato un'emozione, sono stato contento di aver contribuito a continuare la striscia positiva del Rimini, quindi niente, sotto col Sasso Marconi. Ti riporto anche, dato che VGA si vede tutta la regione Emilia Romagna e non solo, questo messaggio: complimenti e auguri a Stefano, ti seguiamo da Ferrara e ti aspettiamo. Grazie. Quindi, complimenti. Allora Stefano, siamo addirittura d'arrivo, però andiamo a vedere il prossimo turno con le sfide nel programma, già una l'abbiamo anticipata, quella tra Rimini e per l'appunto Sasso Marconi, Fiorenzuola Castelvetro, Imolese Coligiana, Correggese Forlì, altra bel match, Mezzolara Lentigione, Sporting Trestina San Maurese, Aquila Montevarchi San Giovannese, come detto Rimini Sasso Marconi, Pianese Tutto Cuoio, Romagna Centro, Vigor Carpaneto, San Sepolcro, Villa Biagio. Ebbene, siamo in addirittura d'arrivo, non mi rimane altro che ringraziare tutti i nostri ospiti, ditemi se manca un minuto o due, fatemi sapere, altrimenti vado avanti. Posso ancora andare avanti? Due minuti. Allora, l'ultima domanda la volevo fare io a te Stefano, te la senti di promettere qualche gol ai tifosi biancorossi? Allora, se dovessi promettere qualcosa, sicuramente non sono i gol, perché non ho fatti tantissimi nella mia carriera, però magari giocando a due, ecco, magari... Nel campionato in Serie D a Rovigo ne ho fatti 7, quindi giocando a 2 potrei garantirne di più che giocando solo davanti alla difesa. Però la mia promessa magari potrebbe essere un'altra, quella di arrivare in fondo e poter vincere il campionato. Questa io, perché sono sceso di categoria, anche per risalirci. Però a livello personale, questo vado molto avanti, in proiezione già futura, se ti dovessero dire... I dirigenti, il prossimo anno rimani con noi in Serie C, rimani? Sicuramente, ma questo è un discorso che si farà a bocce ferme, perché prima bisogna vincere il campionato. Te l'ho già firmato io il contratto, tu rimani. No, già contratto, già l'hanno fatto. Sì, però no, in Serie D vale di una stagione. Ma lui già questo Alessandro l'ha lanciato. Allora, il mio procuratore. Saluto, sei il tuo procuratore stasera. Saluto alla mia sinistra Emanuele Pironi. Grazie Emanuele. Buonanotte a tutti, a forza di toccarmi ho prenotato l'urologo per domani. Bravo. Presente anche Belen nel caso. Sì, quella la posso portare avanti. Salutiamo Mirko Mariotti, grazie Mirko. Grazie a te, buonasera, buonanotte a tutti. Salutiamo Alessandro Marzocchi. Ciao, grazie a voi. Stefano Cappellupo, che da stasera è il nuovo procuratore. Grazie, buonasera a tutti. E il nuovo procuratore di Stefano Cappellupo, lo presentiamo, Renzo Baldisseri. Grazie e ringrazio per uno, vuol dire che ce li ha.
Si scambieranno la maglia adesso. E noi ci rivediamo lunedì prossimo, sempre qui su Vigia Trading, a partire dalle ore 20:45. Grazie a Daniele Emanuele.